Allora, buonasera. Ore 15 del 6 agosto 2019. Ricordo che la seduta del Consiglio è in diretta streaming. Do la parola al segretario per l'appello. Grazie. Grazie Presidente, buonasera. De Magistris presente. Cacciapuoti presente. Caiazzo presente. Capasso Elpidio presente. Capasso Francesco assente. Carbone assente. Cascone Francesco assente. Cirillo Giuseppe assente. Cirillo Vincenzo assente. Coccia presente. D'Alterio assente. Di Maiolo presente. Iorio Catia presente. Iovino Francesco presente. Iossa presente. Lettieri assente. Maddaloni presente. Marrazzo Domenico presente. Pace presente. Pirozzi presente. Quaglietta presente. Ragosta presente. Sgambati assente. Tito c'è presente. Tozzi presente. Presidente, sono presenti 17, assenti 8. Grazie, c'è il numero legale. Prima di dare la parola al consigliere Pace e poi al consigliere Iossa, nominiamo scrutatori Iossa, Cacciapuoti e Di Maiolo. Consigliere, prego. Grazie Sindaco, io volevo portare all'attenzione, ma già tutti sanno, la questione gravissima che è accaduta nel comune di Bacoli, dove il sindaco Giossi della Regione, rieletto da poco, è stato posto sotto scorta e tutela da parte del Ministero per le gravi minacce di morte ricevute. Vale la pena che il Consiglio tutto e il sindaco e tutta l'amministrazione esprima la sua forte solidarietà e vicinanza, in quanto Giossi della Regione ha fatto quello che andava fatto in un comune in dissesto, accortosi che gli stabilimenti balneari e altri esercizi non pagavano né l'acqua né la Tari, ha semplicemente inviato in giunto il pagamento delle tasse. Ad esito di questo, appena eletto, è stato oggetto di minacce intensificatesi fino al punto che la magistratura ha ritenuto essere delle minacce serie e tali da dover tutelare il sindaco. Vorrei che uscisse forte il senso di vicinanza della città metropolitana ad un giovane che ha messo in gioco la sua vita per la comunità e alla sua seconda esperienza, un comune difficile, un comune che si è visto non riuscire a sanare una situazione antica di dissesto finanziario, che il sindaco della regione sta cercando di governare esclusivamente mettendo in essere gli strumenti della legalità. Per cui invito tutti ad unirsi a questo mio pensiero, chiedendo al limite ai capigruppo se poi vogliamo vederci ad esito della riunione per scrivere un comunicato o qualcosa da inviare sia al sindaco che alla stampa. Grazie. Grazie, credo di... Grazie. Credo di interpretare non solo il mio pensiero, ma quello di tutti i consiglieri e le consigliere presenti, di associarci in questa non solo manifestazione di solidarietà, ma anche di vicinanza concreta e istituzionale nei confronti del sindaco di Bacoli e di tutta l'amministrazione, perché ogni qualvolta è in atto un'aggressione criminale la politica non si può dividere in base a schieramenti, e questo Consiglio metropolitano su questo tema della difesa della legalità, la difesa dei territori e la vicinanza ai sindaci
credo che ha una posizione assolutamente unanime, quindi mi sembra corretta la sua impostazione di dare mandato ai capigruppo per scrivere un comunicato congiunto che interpreti la volontà unanime, credo, di questo Consiglio. Ha chiesto di intervenire, c'era il consigliere Iossa, però se è sul punto credo il consigliere Di Maio. No, solo per dire che come Forza Italia ci associamo, quindi se dobbiamo fare un documento siamo pronti, se poi possiamo fare un punto all'ordine della mozione, all'ordine del giorno che votiamo tutti. Va bene, ho visto dall'applauso di prima, ho capito che c'è appunto l'unanimità, ma non ne avevo dubbi. Quindi dopo stilerete un comunicato che poi lo diamo alla stampa come solidarietà da parte del Consiglio Metropolitano della città di Napoli. Consigliere Iossa, prego. Sindaco, volevo giustificare l'assenza del consigliere Cirillo, che è stato colpito da un lutto in famiglia, la perdita di un nipote, un ragazzo di giovane età, e giustificare anche l'assenza del consigliere D'Alterio per quanto riguarda il Partito Democratico. Ovviamente anche qui le condoglianze più sentite al consigliere Cirillo, ai suoi familiari, per questo lutto davvero incredibile e tragico che l'ha colpito, e ci associamo ovviamente tutti nella vicinanza affettuosa e nelle condoglianze più profonde. Allora, prego consigliere. Ovviamente anche noi ci associamo alle condoglianze, e volevo anche giustificare l'assenza di Cascone e di Carbone, ovviamente impegnato. Va bene, grazie per queste notizie sulle assenze giustificate. A questo punto passiamo a trattare il primo punto dell'ordine del giorno, variazione al bilancio per incrementare il fondo per il compenso dei revisori dei conti a seguito dell'aggiornamento dei limiti massimi stabiliti dal DM 21 dicembre 2018, delibera sindacale numero 193 del 30 luglio del 2019. Mettiamo... Vabbè, ma lo sarà pure dopo. No? Quindi possiamo mettere in votazione il punto 1 dell'ordine del giorno. Chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene unanimità, immediata esecutività, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene come prima. Ma non ci sta questo punto. Appunto. Punto 2 dell'ordine del giorno, presa d'atto dell'esito del procedimento di estrazione della banca dati dei revisori e nomina del collegio dei revisori dei conti della città metropolitana di Napoli per il triennio 19-22. Anche qui mettiamo in votazione, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario alzi la mano, chi si astiene unanimità, immediata esecutività, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene come prima. Poi abbiamo le comunicazioni del sindaco. Prelievi fondo di riserva, delibera sindacali numero 200 e 202 del 30 luglio 2019. Poi abbiamo al punto 2 dell'ordine del giorno integrativo le modifiche al DUP 19-21 nella parte di cui all'allegato piano triennale di fabbisogno del personale 19-21, delibera sindaco numero 187 del 23 luglio 2019. Metto in votazione, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario alzi la mano, chi si astiene unanimità, immediata esecutività, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene come prima. Punto 3, variazione di bilancio 19-21, esercizio 19-20 per un totale di euro 35.000 per la realizzazione del servizio di ideazione e progettazione grafica dell'immagine coordinata relativa al piano strategico città metropolitana di Napoli ed esecuzione di opere di stampa. Delibera sindacale numero 184 del 23 luglio 2019, metto in votazione, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, unanimità, immediata esecutività, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene come prima. Variazione di bilancio 19-21, esercizio 19-20, un totale di euro 850.000 per la modifica del cronoprogramma dell'obiettivo chiese aperte. Delibera sindacale numero 185, 23 luglio 19, mettiamo in votazione, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario alzi la mano, chi si astiene, unanimità, immediata esecutività, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene come prima. Variazione di bilancio con applicazione al bilancio di previsione 19-21 di quota dell'avanzo di amministrazione 18 per complessivi euro 398.848,50 per il finanziamento e l'acquisto di beni funzionali all'esercizio delle competenze in materia di forestazione ai sensi della legge regionale 7 maggio 96 numero 11, modifica del programma biennale degli acquisti beni e servizi 19-20, aggiornamento DUP
delibera sindacale numero 189 il 30 luglio 2019. Metto in votazione. Chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario alzi la mano, chi si astiene, unanimità, immediata esecutività, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene come prima. La 6 mi dicono il segretario generale e il direttore generale che è da ritirare, quindi passiamo alla 7. Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie della città metropolitana e dei comuni capoluogo di provincia, riqualificazione urbana del quartiere di Scampia e delle zone della città metropolitana di Napoli ad esse limitrofe, variazione di bilancio, previsione 19-21, importo di euro 13 milioni ai fini della programmazione dei vari interventi edilizia scolastica, delibera sindacale numero 192 del 30 luglio 19. Metto in votazione. Chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, alzino le mani, unanimità, immediata esecutività, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene come primo. Apertura temporanea del sito archeologico Liternum, integrazione e finanziamento con applicazione dell'avanzo di amministrazione libera al bilancio previsione 19-21 per euro 100.000, aggiornamento del programma triennale lavori pubblici, elenco annuale, delibera sindaco numero 194 del 30 luglio 19, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario alzi la mano, chi si astiene, contrario Maddaloni, immediata esecutività, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene come primo, unanimità. Lei ha alzato in ritardo la mano, perciò quindi unanimità, correzione del voto, unanimità anche il punto 8 e l'ordine. Sindaco, intervenire. Prego. Grazie. No, volevo ringraziare il Consiglio per dare di nuovo certezza che noi siamo vicino a un territorio, il quale che è la zona costiera giulianese, con questo ulteriore finanziamento di altri 100.000 euro che si aggiungono ai 200.000 euro che già abbiamo votato nei precedenti consigli per l'apertura del sito archeologico di Liternum, che voglio ricordare a tutti è un sito di nostra proprietà della città metropolitana, è un sito che stiamo lavorando in maniera veramente celere e veloce, e ringrazio il dirigente al patrimonio tecnico, l'architetto Russo, che insieme ai suoi ingegneri stanno lavorando per cercare di riaprire questo sito entro il 2019. Ringrazio Elena Coccia, il consigliere Pirozzi, D'Alterio, Cacciavuti, Marrazzo e tutto il consiglio, perché realmente tutti noi stiamo lavorando affinché questo bene archeologico possa essere fruito dai cittadini. È un simbolo importante che va a riqualificare, a dare un primo input alla zona Domizia Freglea, quindi l'area di Lago Patria e Pozzuoli, Putiolana, ed è in linea con quello che stiamo dicendo in questi giorni, che noi stiamo guardando un territorio per cambiare la sua vocazione, quindi non più vista come zona sempre dove si va per alcune emergenze, ma rispetto anche, questo lo dico io come gruppo misto da solo, sono mie dichiarazioni, ci tengo a sottolineare perché qui si rappresentano anche altri partiti politici, però voglio dire che magari rispetto alla regione noi veramente piano piano stiamo cercando realmente di portare risorse su quel territorio, e quindi a volte sento più comunicati stampa e più chiacchiere che soldi reali per quella zona. Per questo ci tenevo a sottolineare che il nostro lavoro in realtà poi si tramuterà in riaperture, valorizzazione, e siamo vicini a scolaresche e a turisti che affolleranno, spero prestissimo, quel sito archeologico. Va bene, grazie. Andiamo al punto 9 dell'ordine del giorno. Finanziamento numero 13, interventi per lavori di manutenzione straordinaria, sistemazione rete viaria, pavimentazione e riqualificazione sulla rete stradale di competenza della città metropolitana di Napoli, applicazione dell'avanzo di amministrazione libero al bilancio di previsione 19 per euro 25 milioni complessivi. Delibera sindaco numero 195, 30 luglio 19, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, unanimità, immediata esecutività, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene come primo.
variazione di bilancio con applicazione al bilancio di previsione 19-21 di quota dell'avanzo amministrazione 18 per complessivi euro 8.678.000 per il finanziamento di 5 interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri. Mettiamo in votazione delibera sindaco 196 del 30 luglio 19. Chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario alzi la mano, chi si astiene unanimità, immediata esecutività, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene come prima. Variazione al bilancio 19-21 con applicazione dell'avanzo di amministrazione libera per l'importo di 115.900 euro per il finanziamento della nuova sala server SIT area metropolitana Napoli, delibera sindaco numero 197 30 luglio 19. Chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario alzi la mano, chi si astiene unanimità, immediata esecutività, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene come prima. Modifica del programma biennale degli acquisti dei beni e dei servizi, ai sensi articolo 21,6 decreto legislativo 50/16, delibera sindaco 198 30 luglio 19. Chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario alzi la mano, chi si astiene alzi la mano unanimità, immediata esecutività, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene come prima. Linea di indirizzo del piano strategico, elenco interventi primo lotto, parco progetti comuni, piano operativo, destinazione risorse economiche relativa all'elenco interventi primo lotto, variazione bilancio per complessivi 132.080.045.85, aggiornamento DUP, delibera sindaco 199 30 luglio 19. Chi è favorevole alzi la mano, chi è? Cacciaputo? No, IOS. Come volete? Votiamo prima. Prego, consigliere Tito. Grazie sindaco. Oggi ci troviamo in Consiglio metropolitano per dare seguito al lavoro che è partito ad ottobre 2018 con l'approvazione delle linee di indirizzo di piano strategico. Oggi approntiamo una variazione dell'avanzo libero per 132 milioni di euro, dando respiro ai primi 19 comuni che hanno presentato la documentazione. A questo è doveroso aggiungere, sempre dall'avanzo libero, i 25 milioni che abbiamo destinato per le strade, e poi al punto 15 ci sono i 30 milioni che andiamo a destinare per interventi di edilizia scolastica, dove saranno effettuati interventi su plessi scolastici, in cui va il mio ringraziamento al consigliere Marrazzo, ma anche al consigliere Cacciaputi, a tutte quelle persone che hanno lavorato alla realizzazione di questi grandi obiettivi, anche per gli 8.678.000 euro per le coste. Entrando nel merito, noi andiamo a finanziare 5 comuni che comprendono Lisa di Capri, Procida, Lacquameno, e 3 milioni sono destinati per gli accordi quadri. Oggi diamo una risposta concreta sui 132 milioni di euro. In questo Consiglio Comunale approviamo variazioni per circa 200 milioni di euro, un obiettivo importante raggiunto anche grazie al lavoro e alla caparbietà sia del sindaco sia del consigliere metropolitano, ma soprattutto permettetemi di ringraziare, che a volte lo facciamo anche poco, il lavoro certosino del direttore generale, il dottor Pino Cozzolino, e di tutti quelli che hanno collaborato affinché quello che sembrava una partenza ottobre 2018, in 7 mesi abbiamo incominciato a dare delle risposte complete. Un ringraziamento va soprattutto al sindaco Luigi De Magistris per la caparbietà e il modo di portare avanti questa grande opportunità per i territori. Voglio anche precisare che su questa questione si è fatto molto da parlare. Alcuni consiglieri o qualche consigliere hanno creato un po' di dissapori, ma posso chiaramente dire che tutti i programmi, i progetti presentati dai comuni sono in linea
con i quattro asse strategiche del piano straordinario. Andiamo avanti. Le chiedo a lei, Sindaco, come obiettivo fondamentale nella prima decade di settembre, di dare mandato agli uffici di predisporre la convenzione, perché bisogna approvare la convenzione in città metropolitana e poi tutti i comuni, per accedere alla possibilità di sottoscrivere il protocollo, devono portare nei propri consigli la, diciamo, tutto questo. Quindi dobbiamo essere operativi, invito gli uffici, invito la struttura preposta a predisporre la convenzione entro la prima decade di settembre, venire in Consiglio metropolitano a approvare, perché la politica, lo voglio ricordare, oggi è 6 agosto, mentre i politici nazionali sono in ferie a fare il bagno, a fare le manifestazioni, a fare i DJ, noi stiamo qua in Consiglio metropolitano il 6 agosto, a titolo personalmente gratuito di tutti quanti, approviamo delle misure importanti per i cittadini. Grazie Sindaco per il suo lavoro e per la sua capacità. Grazie a tutti. Grazie, grazie a lei. Grazie a lei dei ringraziamenti. Colgo l'opportunità del suo intervento per ringraziare anche io, e anche qui mi permetto di farlo anche a nome vostro, tutti i dipendenti, funzionari, dirigenti, perché vi assicuro che hanno fatto e stanno facendo, compreso tutti i fine settimana, un lavoro davvero encomiabile, anche per farci trovare pronti, come ci faremo trovare pronti per quella scadenza che ha ricordato lei di settembre. Che, correggendo prima il consigliere Ragosta, che giustamente diceva piano piano, io posso assicurare che la città metropolitana va addirittura veloce veloce, non andiamo manco tanto piano piano, considerando i tempi della burocrazia e della politica generale, soprattutto fatti e non chiacchiere. Mi pare che aveva chiesto di intervenire il consigliere Iossa e dopo il consigliere Cacciaputi e grazie. Dopo il consigliere Marrazzo. Prego. Grazie Sindaco, bene ha fatto il consigliere Tito ad anticiparmi. Peppe è il delegato al piano strategico e della sintesi del lavoro fatto anche politicamente. Ma mi limiterò a ricordare che con questo atto prende corpo quella che era l'idea di dare un forte segnale ai territori, di dare un forte contributo come sta avvenendo. Ma soprattutto quest'atto è il momento e l'opportunità per ricordare il senso della città metropolitana, di quando abbiamo iniziato, delle difficoltà politiche di questo luogo e soprattutto, come dire, degli ostacoli che abbiamo incontrato, che ha incontrato soprattutto questa parte politica e che ha creduto negli obiettivi, e questo forse è quello più significativo. E perciò un plauso particolare ai colleghi consiglieri del Partito Democratico, ed è giusto pure che Peppe Tito forse rappresenti al meglio quella che è la più grande opportunità per la città metropolitana di Napoli. Ricordo tutti gli ostacoli che abbiamo superato attraverso gli uffici, ma attraverso soprattutto il lavoro dei consiglieri e la sintesi che nelle diversità e nelle peculiarità di ciascuno, politicamente ovviamente, oltre che umanamente, siamo riusciti a trovare. Si può dire senza timore di smentita che in questo momento si concretizza quel percorso iniziato nel 2017 e non abbiamo difficoltà a rivendicarlo, e quindi abbiamo ancor più motivazioni per portarlo avanti, per concluderlo e per perfezionarlo. Quindi voglio ringraziare il Sindaco che comunque ha retto questo percorso, e in particolare tutti i consiglieri, nello specifico i consiglieri del Partito Democratico. Grazie. Grazie a lei, consigliere Cacciaputi, Marrazzo, Coccia. Grazie Sindaco. Altro che piano piano, lei sulla delibera dei 25 milioni talmente è andata veloce che non ci ha visto proprio per farci intervenire, ma era giusto una battuta. Altro che piano, qua siamo più che treni ad alta velocità, lo ha dimostrato con i fatti, sono d'accordo con lei, tant'è vero che quando trattasi di atti amministrativi di città metropolitana mi sono permesso di lanciare l'hashtag largo ai fatti, perché effettivamente quello che sta compiendo questo ente metropolitano, grazie
all'intuizione amministrativa, giuridica dei dirigenti, del direttore generale, del capo di gabinetto sua e del segretario, di tutto lo staff che compongono la squadra di governo, siamo riusciti a vincere una battaglia epocale, e questo sicuramente ne va dato atto e merito a lei in primis per aver sostenuto questa battaglia, a tutti gli uffici, i dirigenti, ma lo stesso collegio dei revisori che di volta in volta ha supportato quelli che erano le nostre tesi, non ultimo, lei lo diceva nel Consiglio metropolitano precedente, anche la giurisprudenza ha dato ragione contro qualche gufo che riteneva che questo non poteva essere fatto. Ancor di più perché abbiamo agito con un principio di sussidiarietà territoriale, un principio di sussidiarietà territoriale che non avviene negli organi al di sopra di noi, vale a dire nella regione Campania, non viene applicato il principio di sussidiarietà, bensì viene applicato il principio della tessera di partito o di appartenenza. Grazie a lei abbiamo sgomberato questo campo e grazie a questo Consiglio che con l'unione di tutte le forze politiche, al di là delle appartenenze e dei colori, abbiamo fatto sì che ci unisse una sola cosa, l'appartenenza ai territori e alle reali esigenze. Anche la delibera che abbiamo prima votato tutti all'unanimità è un gesto importante per le comunità, ma è soprattutto una battaglia personale e di dignità, di orgoglio per tutto il Consiglio e per lei in primis. 25 milioni di euro su questa annualità e per le altre due successive sono una vittoria epocale. Mi dicevano i dirigenti, i funzionari, c'è l'ingegnere Gaudino che ringrazio per il lavoro, che in questa città metropolitana e prima ancora nella provincia non si erano mai viste delle somme così continue ed elargite con una quantità cospicua di volta in volta. Quando sono entrato come delegato alle strade, grazie a lei che mi ha conferito la delega, si parlava di 20 milioni di euro conferiti dall'ex presidente facendo funzioni come se fossero una manna dal cielo. Lei ha permesso con la sua interpretazione normativa, giuridica e le battaglie che è riuscito a portare avanti, ha consentito di elargire ancora di più di somme, e questo su funzioni fondamentali e che arricchiscono il patrimonio culturale, sociale, turistico, economico e infrastrutturale della nostra città metropolitana, e questo ne va dato atto e la ringrazio. Grazie, io ci terrei anche a sottolineare e magari a comunicare al meglio tutti quanti che questo è un unicum nel nostro paese, cioè che nel senso non solo per la qualità di piano strategico ma anche per la sostanziale, quasi formale unanimità che si è registrata al di là delle posizioni politiche. Questa è un'altra cosa davvero importante perché fa comprendere ai nostri territori, ai nostri sindaci, agli abitanti della città metropolitana che qui si sta facendo un lavoro davvero importante, senza sacrificarsi, con uno spirito di squadra dalla parte politica, alla parte amministrativa, alla parte tecnica, nell'interesse pubblico. Quindi è una pagina importante che va comunicata e non va considerata una cosa, come dire, scontata in un panorama politico nazionale che ogni giorno ci narra di divisioni, di rancori, di aggressioni e di un clima intossicato. Qua, devo dire la verità, c'è un confronto, si discute, c'è dialettica. Certe volte ci sono anche dei momenti di difficoltà, però c'è sempre quello spirito di voler superare l'ostacolo nell'interesse pubblico generale. Io mi permetto questa cosa di sottolinearla nella speranza che anche gli organi di stampa, di comunicazione, raccontino questa pagina di buona politica che viene fatta in una città complicata e complessa, nella città metropolitana, intendo dire, complicata e complessa, che è l'area metropolitana di Napoli. Quindi la parola al consigliere Marrazzo e poi alla consigliera Coggio. Io vorrei ringraziare innanzitutto gli uffici, perché se oggi siamo così veloci anche in Consiglio, perché c'è un lavoro preparatorio dietro, fatto in cabine di regia, in conferenze di capigruppo, quindi devo ringraziare il direttore generale, il capo di gabinetto e soprattutto tutte le forze politiche per il senso di responsabilità che tutti i consiglieri e tutti i capigruppo hanno avuto. Devo ringraziare gli uffici, perché a cominciare parlo del mio ufficio, quindi dal mio coordinatore, l'ingegnere Pasquale Gaudino, con tutti i tecnici, perché la prossima delibera che noi approveremo, quello per le scuole, quindi interventi per 30 milioni di euro che si aggiungono a quelli già previsti, quindi veramente sono interventi importanti perché ci abbiamo tanti accordi quadro, tanti interventi singoli e
posso rassicurare il Consiglio che gli interventi che noi facciamo nelle scuole davvero vanno dal citofono fino all'ampliamento, quindi alla costruzione di nuovi edifici. Quindi l'attenzione che noi abbiamo per i nostri edifici scolastici e per la sicurezza dei nostri ragazzi nelle scuole davvero è altissima. Penso che non si sia mai avuto nel corso degli anni un'attenzione così alta come adesso. Devo ringraziare, c'è anche qui Antonio Lamberti per l'ufficio contratti, perché visto che ci sono tanti finanziamenti che noi facciamo, quindi ci sono tante gare che vengono fatte, l'ufficio contratti davvero sta facendo un lavoro enorme, così come l'ufficio del segretario generale poi per tutti i contratti che andiamo materialmente a sottoscrivere. Quindi davvero grazie a tutti gli uffici. Grazie al consigliere Tito per l'enorme lavoro che ha fatto per il piano strategico. Prima il sindaco diceva che Napoli è veramente un laboratorio politico ed è la dimostrazione che quando la politica si fa nell'interesse generale, nell'interesse dei cittadini, non ci sono ideologie politiche. Quindi è la dimostrazione che Napoli non solo è capitale di solidarietà, di integrazione sociale, di umanità, ma a Napoli noi stiamo dando la dimostrazione che questa è la politica, questa è la politica dei fatti, quello che si aspettano i cittadini da noi. Quindi fatti e non soltanto parole. Grazie a tutti. Grazie consigliere Marrazzo di questo intervento. Consigliera Coccia. Sì, sindaco, c'è un film di Federico Fellini che a me piace particolarmente, si chiama Prova d'orchestra, dove tutti i musicisti cominciano a suonare in maniera disarmonica e poi invece pian piano nell'andare avanti cominciano e fanno un'armonia. Questo credo che si sia realizzato con questo atto del piano strategico. Abbiamo cominciato con molte disarmonie e poi a un certo punto ci siamo incalanati. Voi avete ringraziato gli uffici, anch'io li ringrazio, il sindaco, i consiglieri, ma io credo che vada ringraziata anche la Corte Costituzionale, perché la Corte Costituzionale nel 2017, grazie a una sentenza nel quale rendeva libero il patrimonio accumulato dalle province, ci dava la possibilità, come era stato chiesto modestamente da questa persona, già nel 2015 dava la possibilità quindi che si realizzasse un piano strategico che avesse questa densità e questa intensità. Bene, io sono commossa. Perché sono commossa? Perché vedo scritto Napoli, Costone Montecchio. Da quando sono venuta ad abitare a Napoli, io questo costone me lo ricordo sempre transennato. Se non sarà più transennato, davvero per me è un grande onore, un grande piacere. E vedo anche completamento del museo dedicato a Totò. Ebbene, sindaco, c'è un nostro, come posso dire, lo dico qui simpaticamente, un nostro compagno che sono anni che si batte per il museo Totò, ci muore sul museo Totò. Finalmente gli potremo dare questa buona notizia che il museo a Totò, colui che ci rappresenta tutti anche in questi momenti di difficoltà politica e di difficoltà di livore, di grande, per quello che mi riguarda, anche di grande dolore per ciò che sta accadendo al governo, ebbene nel governo, ebbene avere un museo a Totò, secondo me, è veramente qualcosa che ci fa sperare nel futuro, come l'auditorium di Scampia, così come i Ponti Rossi. Ma sindaco, io sono rimasta anche particolarmente colpita da tutta la questione delle strade. Ebbene, sindaco, erano anni che andavo dicendo che com'era possibile che la strada simbolo di Napoli, quella via Toledo magnifica, quella bellissima via Toledo che diciamo era il salotto buono dei napoletani, dove anche quando c'era maltempo, ma quando c'era il sole, chi non poteva andare in vacanza, fare una passeggiata a via Toledo era davvero qualcosa di magnifico e veramente di grande. Ebbene, finalmente quella via Toledo la vedo attraverso l'indicazione che trovo qui, rinascere, e questo credo che sia
un grande risultato. Naturalmente sono contenta anche per tutti gli altri comuni, il comune di Casalnuovo che avrà un'illuminazione finalmente, il comune di San Giorgio a Cremano, che se lo merita, diciamo, una riqualificazione della chiesa madre del cimitero. È un comune che davvero merita tanto, anche per come ha accolto i napoletani nel dopo terremoto e per come continua ad accogliere tutti coloro che non riescono a stare in città. Ebbene, sindaco, io sono particolarmente contenta. Io penso che in questo momento in cui stamattina, ascoltando le notizie televisive sul decreto che è stato firmato ieri, ho pianto perché mi è sembrato qualcosa di veramente tremendo. Ebbene, questa è veramente una gioia che sicuramente non ripaga, però in qualche modo mi fa sentire ancora partecipe di questa Italia, ma soprattutto di questa amministrazione. Sindaco, se non ci fosse lei, se non ci fosse questa amministrazione, avrei già chiesto asilo politico alla Francia. Grazie, un cittadino che abbiamo mantenuto nel nostro paese grazie alla nostra amministrazione, siamo contenti, grazie dell'apprezzamento ovviamente. Do la parola al consigliere Caiazzo dopo aver ringraziato la consigliera Coccia, grazie, prego. No, sindaco, anche noi oggi è un giorno importante, siamo felici, oggi veramente ne vale la pena di fare politica. Grazie a tutto il Consiglio metropolitano, al consigliere Tito che è il delegato al piano strategico. Oggi quello che per gli amministratori era un po' aleatorio, no? Il piano strategico oggi si trasforma in realtà. Noi, oltre a fare i consiglieri metropolitani, facciamo gli amministratori nei nostri comuni e sappiamo quanto è difficile attingere fondi da questo o da quell'altro ente. Oggi, grazie alla città metropolitana, grazie a lei, al Consiglio metropolitano tutto, il piano strategico diventa realtà e quindi i fondi arriveranno alle amministrazioni, ma soprattutto ai territori. Grazie. Grazie, non dimentichiamolo mai, prima di dare la parola al consigliere Pace, che noi stiamo dando una certezza concreta, come ha ricordato lei, a tanti sindaci che molto spesso non vedono un euro o che per vedere quell'euro devono anche in qualche modo cedere a delle forme di compromesso inaccettabili. Noi abbiamo chiesto ai sindaci di esprimere le loro valutazioni, questa è un'altra cosa davvero, davvero importante, che fa onore a questo Consiglio metropolitano e che è una scelta non scontata, perché non era un percorso obbligato quello che abbiamo seguito, è un percorso che abbiamo scelto e che mi auguro tutti i sindaci, indipendentemente dal colore politico, apprezzino questo modo di fare politica, che è assolutamente originale e autentico, non nel panorama campano ma nel panorama nazionale. La parola al consigliere Pace, grazie. Grazie sindaco, io mi rivolgo in maniera sentita e appassionata ai miei colleghi di tutte le forze politiche. Sindaco, questa occasione del piano strategico mi consente di fare una riflessione che penso tutti noi impegnati nelle istituzioni in questo momento non soltanto dobbiamo fare, ma dobbiamo rivendicare come atto di libertà. Sindaco, io cerco di non mischiare la mia esperienza professionale con la mia carica politica, però purtroppo ho un retroterra di studi di storia contemporanea centrati soprattutto sulla metà del Novecento, su cui sono laureato con tesi di laurea. Io sono seriamente preoccupato dal punto di vista scientifico di quanto sta accadendo in Italia, della trasformazione profonda non soltanto dello Stato ma anche della coscienza civile. Mancano in questo momento uomini di buona volontà che, al di là del proprio assetto di partenza ideologico e anche di storia personale, siano disposti a fare un passo di lato e mettere insieme le forze democratiche contro una barbarie che si sta abbattendo molto più ferocemente di quanto possa sembrare a chi magari non ha gli stessi strumenti di analisi storica sul nostro paese.
Io credo che le istituzioni italiane siano esposte ad un grave pericolo molto simile a quello che fu l'epilogo della Repubblica di Weimar. Ricordiamo tutti che il nazismo ha preso il potere pacificamente perché il Mein Kampf aveva lavorato sulle coscienze dei tedeschi e era riuscito a ottenere il Partito Nazionalsocialista dei Lavoratori di Hitler il 43,9% alle elezioni. I tedeschi sapevano benissimo Hitler cosa voleva, così come gli italiani oggi sanno benissimo cosa vuole non soltanto il decreto sicurezza, cosiddetto sicurezza, ma tutte le scelte anche di politica economica che questo governo si appresta a prendere, prima di tutte la flat tax, che in realtà significa un aumento dell'aliquota per le fasce meno abbienti, un abbassamento radicale delle tasse per i ricchi, non incide minimamente sul costo del lavoro, non risolve problemi, l'autonomia differenziata che altro non è che la balcanizzazione della società italiana. Io mi rivolgo ai miei colleghi consiglieri comunali perché facciamo tutti noi tesoro di questa esperienza della città metropolitana. Abbiamo il concreto rischio che una forza colonizzatrice come la Lega abbia un ottimo risultato alle regionali. Non ci dimentichiamo che noi stiamo difendendo i nostri territori da politiche nazionali che hanno allargato spaventosamente la forbice degli investimenti tra sud e nord. E se dovesse effettivamente realizzarsi uno sfondamento anche a livello regionale della Lega nella Campania, andremo incontro a giorni molto tristi. Ricordiamocelo quando saremo chiamati a impostare la nostra campagna elettorale, ricordiamoci quando noi qui presenti, che abbiamo la fortuna di essere tutte forze democratiche che si stanno opponendo alla degenerazione in Parlamento del populismo mutandaro e accattone e violento. Ricordiamoci che qua stiamo costruendo una esperienza di collaborazione che non può non lasciare traccia anche nelle nostre future scelte. Mi rivolgo tanto ai consiglieri di destra quanto ai consiglieri di sinistra. Cerchiamo di individuare nei nostri posizionamenti elettorali futuri qual è il bene della nostra regione. Stiamo attenti ad alleanze che potrebbero esporci alla conquista da parte della Lega anche della regione Campania. Ringrazio la città metropolitana perché nei fatti, in questo momento, al sud è l'unica realtà istituzionale resistente alla fascistizzazione e alla balcanizzazione della politica. La nostra è un'esperienza prima umana e poi politica di collaborazione che va preservata anche per il futuro. Grazie. Grazie. Se non ci sono altri interventi, mettiamo in votazione, con una precisazione che mi sottopone il segretario, alla presente delibera sarà allegato l'elenco di tutti i verbali dei lavori svolti con i comuni interessati, più le sentenze della Corte Costituzionale rilevanti e le disposizioni normative vigenti. Mettiamo in votazione il punto 13 dell'ordine del giorno. Chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario alzi la mano, chi si astiene l'alzi, unanimità, immediata esecutività, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene come prima. Punto 14, modifica del programma biennale degli acquisti dei beni e dei servizi, sensi articolo 21,6 decreto legislativo 50/16, delibera sindaco numero 201 del 30 luglio 19, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, unanimità, immediata esecutività, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene come prima. Variazione bilancio previsione 19-21, applicazione esercizio finanziario 19 dell'avanzo fondi disponibili 30 milioni di euro ai fini del finanziamento di vari interventi edilizia scolastica presso gli istituti di competenza città metropolitana, delibera sindaco numero 205 del 30 luglio 2019, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario alzi la mano, chi si astiene alzi la mano, unanimità, immediata esecutività, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene come prima. Rettifica ed integrazione programma triennale lavori pubblici 9/21 relativo elenco annuale, delibera sindaco numero 204 30 luglio 19, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, unanimità, immediata esecutività, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene come prima. Chiede la parola il consigliere Tozzi, ne ha facoltà. Prego. Sì, grazie sindaco. Dopo questo, diciamo, clima di ottimismo e di giusta considerazione per quello che è stato realizzato col piano strategico, vorrei presentare un documento
sottoscritto e firmato da tutti i consiglieri metropolitani relativamente alla presa d'atto di una dichiarazione di emergenza climatica e ambientale. Noi sappiamo tutti che le amministrazioni stanno procedendo appunto in questa direzione su un tema molto importante del quale la città metropolitana informa in qualche modo, già si è manifestata e si è impegnata con gli ordini del giorno, le delibere che sono andate e vanno appunto in questa direzione, e quindi una presa d'atto e una considerazione affinché la città metropolitana voglia abbracciare questo problema, che è un problema a carattere mondiale. E quindi l'invito a partecipare quindi al sindaco della città metropolitana, alla giunta, a tutto il consiglio, a dichiarare lo stato di emergenza climatica e ambientale. Leggo testualmente: a tal fine l'impegno è realizzare entro 6 mesi, così come confermo allo spirito agli indirizzi del piano strategico metropolitano, iniziative che si facciano carico della gravissima crisi in atto. Dicevo, climatica e ambientale, per la compensazione delle emissioni, la diminuzione delle stesse, la messa in pratica di progetti di resilienza degli edifici, l'introduzione di energie rinnovabili, la revisione di progetti di pianificazione urbana e di mobilità, sviluppando il progetto di riforestazione urbana prevista dalla delibera di ossigeno bene comune. Quindi impegna il sindaco e la giunta e il consiglio a coinvolgere cittadini e associazioni nel processo di individuazione dei problemi ambientali e nella loro risoluzione, a informare, formare e orientare i cittadini verso modelli di sviluppo sostenibili, riducendo i consumi energetici, la produzione di rifiuti e lo spreco d'acqua, ad essere parte attiva presso il governo e la regione perché prendano provvedimenti analoghi. Questo è il documento, lo presento al Consiglio di Presidenza affinché possa essere preso in considerazione e possa essere dato, diciamo, ampio pubblicità, ampio respiro in questo tema importantissimo. Consigliere, però un attimo solo, non ho capito, è un ordine del giorno o un documento? È un documento, è una dichiarazione di impegno verso il Consiglio, il Sindaco e la Giunta. Ma quindi lei chiede una votazione su questo documento? Se possibile, sì. Dipende da lei che uso vuole farlo. Se è un ordine del giorno con una votazione, va bene. No? Perfetto. È stato letto dal consigliere Tozzi questo documento che alleghiamo agli atti della seduta e mettiamo in votazione. Chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario alzi la mano, chi si astiene alzi la mano. Unanimità. Chiede di intervenire il consigliere Tito, prego. Grazie sindaco, con questo punto concludiamo i lavori. Voglio chiedere al Consiglio metropolitano, alla conclusione del mio intervento, quando ognuno diceva noi siamo un treno ad alta velocità, siamo diventati una macchina perfetta, ma per diventare una macchina perfetta dobbiamo dare atto e merito ai nostri dirigenti, dipendenti tutti, che sono il motore pulsante. E a conclusione invito i consiglieri metropolitani a fare un applauso per tutte queste persone che lavorano giornalmente con amore, passione, dedizione, correttezza e trasparenza. Grazie. Grazie. Prima di dare la parola alla consigliera Coccia, mi è stato sottoposto un documento a firma Felice Di Maio, Rosario D'Agosto, Domenico Marrazzo e Partito Democratico riguardo la questione del sindaco di Bacoli, che ne darei lettura per poi sottoporlo alla votazione. Il sindaco, il consiglio unanime, l'amministrazione tutta della città metropolitana di Napoli esprimono la più convinta solidarietà e la fattiva vicinanza al sindaco di Bacoli, Giosi della Ragione, oggetto di minacce di morte di assoluta e conclamata pericolosità, tanto da indurre l'autorità competente a tutelarlo con un servizio di scorta. Il sindaco della Ragione, ereditando un comune in stato di dissesto, ha messo in atto quanto dovuto per il recupero dell'imponente evasione fiscale messa in atto da numerosi stabilimenti balneari ed esercizi commerciali. Non è tollerabile che gli amministratori pubblici siano intralciati da soggetti che operano nell'ombra o al margine della criminalità organizzata e che debbano
rischiare la vita per fornire ai cittadini onestà e concretezza. Sicuri che lo Stato, grazie all'azione del Sindaco, recuperi anche a Bacoli pezzi di società da ricondurre al rispetto delle regole, rinnoviamo il nostro impegno a sostenere e tutelare la Giunta e il Sindaco di Bacoli insieme ai suoi tecnici, funzionari e impiegati con attenzione ed impegno. Mettiamo in votazione questo documento di solidarietà e vicinanza. Chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario alzi la mano, chi si astiene. Quindi unanimità e un saluto affettuoso al Sindaco di Bacoli. Consigliera Coccia, prego. Sì, Sindaco, grazie. Anch'io, insomma, personalmente faccio i miei auguri a Giosi della Ragione perché possa risolvere veramente questo momento difficile della sua vita, e dico che tra l'altro leggevo oggi che ben 45 sindaci della Campania sono praticamente sotto scorta, che significa che ancora oggi i comuni sono enti di prossimità, e quindi come enti di prossimità sono quelli che più facilmente vengono attaccati dalle forze della camorra, dell'andrangheta, insomma le varie forze diciamo della malavita organizzata. Il mio ordine del giorno lo voglio far precedere però da un invito, così ho parlato di Fellini, ho detto della prova d'orchestra, e una prova d'orchestra noi l'avremo il 27 agosto alla Reggio di Portici, quando verrà l'Universitat Museum di Salisburgo, sarà insieme all'associazione Onlus Siti Reali, col patrocinio della città metropolitana, del comune di Portici, del Dipartimento di Agraria e del Centro Muse, farà tornare Mozart in quella chiesa, la chiesa appunto che sta nella Reggio di Portici, dove a 9 anni Mozart suonò per la prima volta, e questo è davvero una cosa bellissima. Ebbene, Sindaco, il mio ordine del giorno riguarda però una cosa più semplice, cioè la partecipazione della città metropolitana di Napoli alla 22esima edizione della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico. In genere noi andiamo al WTU di Roma e anche al WTU, al World Tourism UNESCO, anche quest'anno ci andremo a Roma. Siamo stati però invitati, guardate un po', come città metropolitana siamo stati invitati anche a partecipare alla 22esima edizione della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico, direttamente dal direttore. Perché? Perché pare che la regione, che vuole fare tante cose per il turismo, poi a queste bit non ci partecipa, e quindi come si diffonde l'idea che il turismo è sviluppo, che il turismo è avanzamento, che il turismo è cultura, che la cultura è turismo, che lo sviluppo è turismo e cultura. Come si fa a diffondere questa cosa se non si partecipa a queste bit? Ci parteciperemo, e ci parteciperemo insieme all'Iternum, no? Che diciamo noi abbiamo risvegliato, e noi faremo in modo che non si addormenti più. Grazie. Grazie, consigliera. Mettiamo in votazione il suo ordine del giorno. Chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario alzi la mano, chi si astiene alzi la mano. Unanimità. Mi sento di ringraziarvi personalmente ad uno, perché credo che abbiamo fatto un lavoro straordinario, anche superando negli ultimi giorni delle difficoltà. Oggi è 6 agosto, abbiamo dato una risposta davvero di alto profilo ai nostri territori, dobbiamo essere fieri, perché lo voglio ricordare anche io, qui lo facciamo a titolo gratuito, vediamo manca un euro, cioè, e si aggiunge al lavoro che facciamo, perché io faccio il sindaco di Napoli, che non è proprio l'ultimo dei comuni del nostro paese, alcuni di voi fanno sindaci e amministratori in comuni importanti, altri fanno politica, altri fanno tante cose, quindi tutto questo ricordiamolo perché rimanga traccia. Vi auguro un felice agosto a voi e a tutti i vostri cari. Grazie e buona serata a tutti.